farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bart. 96 km e 300 metri per l'epilogo della 20ª edizione del Giro di Toscana. Si parte da Lucca, l'arrivo è fissato sempre in Lucchesia. Benvenuti cari amici telespettatori, benvenuto a Gigi Sgarbozza. Si ricomincia quest'oggi con la seconda tappa in linea con Shelly Holz in maglia rosa. È la tappa più impegnativa perché presenta il Gran Premio della montagna di Valgiano, posto ad appena 10 km dall'arrivo. 4.000 metri di salita, pendenza media 6%, contratti del 10% soprattutto nell'ultimo chilometro. Da segnalare una discesa molto insidiosa per cui potrebbe favorire le atlete discesiste. Che cosa prevedi Gigi sull'arrivo di Capannori? Beh, direi che oggi è apertissima per quanto riguarda la vittoria finale, dal momento che la Holz è stata grande protagonista in queste prime due giornate. Bisogna vedere oggi se riesce a resistere su questa salita impegnativa per lei. La grande favorita per quanto riguarda la vittoria di tappa, la polacca Nieva Doma, tra l'altro qui corre con la casacca della nazionale polacca, ma fa parte della squadra di club della Rabobank, la squadra di Marianne Vos. Il cortile degli svizzeri che avete visto ha fatto da cornice alla partenza dell'ultimo impegno di questo 20° Giro della Toscana. Intanto splendide immagini dall'elicottero delle mura cittadine di Lucca, una delle tante città che non hanno certo bisogno di presentazione, l'ennesimo gioiello di questa terra favolosa chiamata Toscana. Ed eccole qua le protagoniste che stanno facendo la sfilata cittadina, questa che vedete con il dorsale 105 è Eugenia Bujak, che indossa la maglia ciclamino, anche se la titolare di questa maglia è Shelly Holz, che finora Gigi ha dominato la scena. La squadra più pericolosa a mio avviso è la squadra della nazionale della Polonia, che presenta 7 atlete fortissime, sono qui anche in preparazione per i campionati del mondo, ma soprattutto con la Nieva Doma in grandissima condizione. E allora vedete, adesso le atlete stanno proseguendo ad andatura turistica mentre lasciano il centro storico di Lucca, perché si stanno portando a quello che sarà un altro momento commemorativo, il ricordo della scomparsa 20 anni fa della cara Michela Fanini. Questa è la macchina della direzione di corsa con Brunello Fanini, con le autorità, e adesso vedete tutte le maglie schierate all'interno, ed eccoci qua con il presidente della provincia di Lucca Stefano Baccelli, il sindaco di Capannori Luca Menesini. E questo è il momento in cui vedete il drappo svela l'intitolazione, l'inaugurazione di un percorso ciclopedonale dedicato a Michela Fanini, campionessa di ciclismo. E adesso ci portiamo al chilometro zero, vedete da questa indicazione saranno 5 i giri che dovranno compiere le atlete per arrivare ai 96 chilometri e 300 metri. Sì, anche perché non c'è soltanto il Gran Premio della Montagna che ho già anticipato di Valgiano, altitudine 300 metri, questi 4 km, pendenza media 6%, ma c'è da affrontare anche Segromigno in monte. Già questo Gran Premio della Montagna le atlete l'hanno affrontato nella tappa di ieri due volte, per cui hanno già preso le misure di questa salita, sono 2200 metri con una pendenza del media del 4-5%, quindi può essere affrontata anche con un rapporto abbastanza lungo. E per ricordare al meglio, ancora una volta a onorare al meglio la memoria di Michela Fanini, oggi è arrivata anche Arianna Sebastiani, che è stata sua compagna di squadra, nipote di Francesco Moser,
e moglie di Gipo Simoni, due volte vincitore del Giro d'Italia, oggi presente anche lui qua in Lucchesia. Gipo. Sì, Gilberto è un grandissimo corridore, protagonista per 10 anni in campo professionistico, non soltanto le due vittorie del Giro d'Italia, ma altre vittorie, un atleta esemplare per tutti. Qui intanto siamo al primo passaggio del Gran Premio della Montagna Segromigno, secondo passaggio. Altitudine 120 metri, per cui un tratto di 2000 metri, pendenza media 5%. Vediamo le quattro atlete che si sono avvantaggiate leggermente. Guida, sul gruppo guida l'atleta russa Elena Utrobina della, appunto, nazionale dell'est europeo, poi vedete in rapida successione Michela Pavin della Le Cipollini Galassia, Valentina Bastianelli che chiude della Michela Fanini Rox e Sara Lainen, atleta finlandese. Ma intanto andiamo a vedere come le quattro che si sono avvantaggiate hanno circa un vantaggio di una trentina di secondi. Gigi, in questa fase stanno cercando di affrontare il traguardo volante che, lo ricordiamo, è sempre importante perché ovviamente assegna una maglia. Adesso avete visto, ha provato ad avvantaggiarsi l'atleta Pavin della Le Cipollini Galassia. Valentina Bastianelli si mantiene ancora in ultima posizione, poi vediamo ancora Sari Saralainen, e questo invece è il gruppo che insegue con la Nieva Doma, che sta guidando la rincorsa insieme a lei con il dorsale 84. Vedete ancora una volta una portacolori della Le Cipollini Galassia, Elena Berlato, azzurra, convocata come riserva per i prossimi mondiali di Ponferrada. Questa è la testa del gruppo con tutte le migliori. Adesso scopriremo quale sarà, questo è il tratto in discesa. Con queste immagini intanto passiamo al primo passaggio, al traguardo volante di Lunata. Siamo in zona Capannori, sempre è un circuito cittadino. Vediamo ancora Valentina Bastianelli con il dorsale 58, Sari Saralainen della Servetto Futon. Vedete Valentina Bastianelli cerca di cogliere di sorpresa le altre, prova ad avvantaggiarsi sulla sua ruota, si porta Michela Pavin. Valentina Bastianelli con Michela Pavin a ruota va a vincere questo traguardo volante, prima la Bastianelli, poi la Pavin, Utrobina e Sari Saralainen. 3 secondi in palio alla prima, 2 alla seconda, 1 alla terza. Da segnalare anche i 10 secondi alla prima all'arrivo, 8 secondi alla seconda, 6 secondi alla terza. E il gruppo è guidato dalla campionessa croata Mia Radotic della BTC City Lubiana, e poi vedete a scorrere tutte le migliori, naturalmente la Cipollini davanti a protezione della maglia rosa di Shelley Holtz, eccola qua inquadrata in primo piano, finora autentica mattatrice di questo Giro di Toscana. Sue il cronoprologo e la prima tappa in linea, Gigi. Sì, veramente l'americana sta dominando con questa grandissima condizione, potrebbe essere anche una delle favorite per quanto riguarda il campionato mondiale su strada che si svolgerà a fine mese in Spagna, perché si sta... l'ex campionessa italiana Giada Borgata, abbiamo visto con queste immagini. Intanto siamo al terzo passaggio al GPM di seconda categoria di Segromigni e Monza. Sì, perché si sta superando in questo Giro della Toscana, dal momento che riesce a superare anche queste piccole asperità. È chiaro che il dislivello totale del campionato del mondo è molto, molto superiore al Giro della Toscana. E ieri ce l'ha detto nell'intervista, ti tiene particolarmente ovviamente alla prova di Ponferrada, perché lei con la squadra statunitense parteciperà con, visto che il circuito non è durissimo, potrebbe avere anche qualche chance se la corsa non dovesse uscire molto forte. Intanto il gruppo si è ricompattato, e soprattutto perché lei corre con la Le Cipollini Galassia, una squadra italiana, ma vive in Spagna, quindi ci tiene particolarmente a far bella figura. Intanto abbiamo visto il passaggio con Katarzyna Nievadoma, che è andata a precedere
Malgorzata Jasinska e in terza posizione Asia Paladin. E qui siamo all'ultimo passaggio, intanto si sono avvantaggiate 8 atlete, la Paladin, la Kulkova, la Koldivel, la Borgato, la Guz, la Valentini, la Jasinski e la Bastianelli, 9 secondi di vantaggio sull'immediata inseguitrice, un gruppo composto da 40 atlete, per cui 8 all'attacco, 40 all'inseguimento, qua si è fuso il gruppetto di testa, sono 48 atleti al comando. Qui si sono già sganciati, siamo all'inizio proprio dell'ultimo Gran Premio della Montagna di Valgiano, c'è un gruppetto, no, è il gruppetto di testa, quindi il gruppo delle migliori questo. Tutte le migliori, abbiamo visto naturalmente Tatiana Guderzo e il resto della Cipollini, questa è Barbara Guarischi, la titolare della maglia azzurra, e adesso vedete questo è l'inizio della salita di Valgiano. Soraya Paladin già da Borgato, ma attenzione perché c'è un'iniziativa, uno scatto ancora di un atleta della formazione della Le Cipollini con Malgorzata Jasinska, la polacca che va a tirarsi dietro la sua connazionale della Vajano Fondrest, Evelina Sibiak. Sì, tra le inseguitrici ci sono tutte le migliori, adesso comunque attenzione, questo è un attacco importante di due atlete fortissime, sono la Jasinska e la Sibiak, tra l'altro tutte e due ben piazzate in classifica, la Jasinska è a 23 secondi compagna di squadra della Olse e per quanto riguarda la Sibiak a 24 secondi, due atlete pericolose per quanto riguarda la classifica finale. E una nota di merito, Gigi, la dobbiamo proprio dare a questa atleta polacca che va sottolineato, perché al pari della Le Cipollini Galassia sono state quelle che hanno dato maggiore lustro al Giro di Toscana. Eccola qua, a proposito di atleta polacca, questa forse è quella più importante di tutte, è la Katarzyna Nevadoma, dorsale 129, che corre con i colori bianco-rossi della formazione dell'Est Europeo, ma lo ricordiamo, fa parte della super squadra della Raboliv di Marianne Vos. Sì, si è fatta sorprendere comunque, la grande favorita per quanto riguarda la vittoria di tappa, è lei adesso che sta a condurre l'inseguimento, ma non la vedo con quella cadenza delle giornate migliori, il vantaggio delle due fuggitive si mantiene sempre intorno ai 25 secondi. E allora Katarzyna Nevadoma ancora che sta tirando il gruppo, vedete le migliori, la maglia rosa di Shelley Olse con il resto della Le Cipollini Galassia che naturalmente segue da vicino tutte le operazioni per cercare di portare fino al traguardo conclusivo questo importante successo. Vedete che pian piano stanno recuperando le altre che si erano avvantaggiate prima, mi sembra di aver visto già da Borgato, eccola qua l'ex campionessa italiana che viene ripresa in questo tratto in salita di 4 km, è il Gran Premio della Montagna, il quinto Gran Premio della Montagna con caratteristica di prima categoria, quindi qua la strada si fa davvero dura e vedete sempre con il suo caratteristico passo Katarzyna Nevadoma che sta lì davanti, continua a tirare la situazione, ma Shelley Olse, anche se naturalmente questo non è il suo terreno, fa un po' di fatica ma non perde la ruota. Sì, e si sta difendendo molto bene, comunque il vantaggio delle due fuggitive è sempre intorno ai 25 secondi, all'inseguimento proprio la Olse, la Nevadoma, la Guderzo, la Pitele, la Rabbiacenko e la Berlato. Davanti, lo ricordiamo, sempre Malgorzata Jasinska, dorsale 83, e Evelina Sibiak con il dorsale numero 100. Attenzione però perché sotto l'incedere della Nevadoma il vantaggio comincia a calare, questo è il gruppetto, l'avanguardia con la maglia rosa, abbiamo visto poi il resto, Elena Berlato, Tatiana Guderzo, il resto dicevo della formazione della Le Cipollini Galassia, ma torniamo sulle due battistrada ancora, Malgorzata Jasinska adesso taglia. Tratto di respiro, una discesa di circa 400 metri, poi gli ultimi 500 metri, i 500 metri più insidiosi. E là si aggiudica questo GPM la Jasinska con la Sibiak che sta dietro, adesso vedete si danno cambi abbastanza regolari, quindi Gigi
c'è la concreta possibilità, sì, che questa fuga possa andare, sì, al traguardo. Sì, Iasisca, comunque io non è che sto capendo molto bene questo gioco che oggi sta facendo la Lecce Cipollini. Forse non si sentono sicure, magari per quanto riguarda la vittoria della Oz, stanno tentando il tutto per tutto per vincere magari con la Iasisca, perché è ben messa in classifica e tra l'altro tra le due fuggitive è l'atleta più veloce. E allora andremo a vedere se queste due saranno capaci, avranno la forza di arrivare fin qua a Piazza Aldo Moro, dove è fissato il traguardo, l'epilogo del 20° Giro di Toscana. Intanto con la nostra telecamera posta sulla moto stiamo seguendo l'azione delle due. Avete visto, hanno provato a cercare anche il gruppetto delle inseguitrici, non si vede a vista d'occhio, quindi questo significa che comunque il vantaggio Gigi resta ancora, sì, intorno ai 30-40 secondi. Si mantiene intorno ai 25 secondi, questo è un tratto in cui le due atlete, dal momento che questa è una discesa insidiosa, stanno mantenendo il vantaggio dei 25 secondi, ma per loro il tratto, penso 10 km all'arrivo, intanto per le due fuggitive il tratto più difficile sono gli ultimi 4 km completamente pianeggianti. Lì si potrebbero organizzare le inseguitrici e quindi potrebbero recuperare qualcosa. Torna in testa Malgozzata Iasisca, adesso si mette alla sua ruota Evelyn Scibia, che lo abbiamo detto è sicuramente la dorsale numero 83 nel caso di un arrivo in volata, quella dotata di maggiori chance, sicuramente più veloce per andare a cogliere il successo, ma non corriamo troppo, andiamo adesso a seguire, siamo più o meno ai 500 metri dal GPM, l'ultimo GPM di giornata di Valgiano, davanti ancora Malgorzata Iasisca della Cipollini Galassia con la Scibiac alla sua ruota. Va sui pedali Gigi la Scibiac, mentre davanti la Iasisca continua con il suo passo. Sì, comunque l'accordo è perfetto da mirare la Scibiac. Una grandissima prestazione la sua del gruppo sportivo Vaiano Fondriest, quindi la sorpresa della giornata. E continua la Iasisca, classe 184, è nata il 18 gennaio, quindi ha già compiuto i 20 anni la giovane polacca in questa sua iniziativa. Guardate, siamo in vista del Gran Premio della la Montagna. La differenza di pedalata, si è ai meno 100 metri dal GPM, adesso vedremo se ci sarà uno sprint. Iasisca e Scibiac davanti, vengono incitate, la Iasisca riesce ad avvantaggiarsi di quei 3-4 metri che la fa passare per prima, quindi prima Iasisca, seconda Scibiac, vediamo che dietro intanto scende il vantaggio, la Nieva Doma precede la... e tutto il resto del gruppo delle migliori, compresa la maglia rosa, ancora Cipollini Galassia davanti, c'è anche Tatiana Guderzo che la vediamo sfilare, poi con il dorsale 16 c'è anche Elena Cecchini, la Riabchenko, tutte le migliori insomma in questo gruppo Gigi. Fa parte del gruppetto di destra, il vantaggio delle due fuggitive è sceso di 2 secondi, intorno ai 23 secondi, quindi tutto aperto ancora per quanto riguarda il risultato finale della classifica. Elena Berlato adesso che si mantiene in fondo a questo gruppetto che sta tentando di andare a chiudere il gap davanti la maglia rosa, la vediamo in un tratto sicuramente più agevole per lei, si è portata in seconda posizione, subito si è messa alla ruota di Tatiana Guderzo, la Guderzo può diventare molto importante in questa fase con la sua esperienza, soprattutto con la sua tattica, la sua astuzia per poter andare a chiudere. Intanto torniamo su Malgorzata Iasisca, che vedete come dicevi tu Gigi prima non ha nessuna intenzione di aspettare la maglia rosa. Perfetto, il vantaggio adesso si mantiene intorno ai 20-21 secondi, quindi veramente qui tra le due si potrebbero addirittura giocarsi la vittoria finale, dipende da chi vince, perché sono decisivi i 10 secondi da buono alla prima, i 6 secondi alla seconda, i 4 secondi alla terza. Allora abbiamo visto la Iasisca girarsi per andare a vedere, a capire la situazione reale alle sue spalle, sa che ovviamente sta arrivando anche la maglia rosa, la sua compagna di squadra Shelley Holtz, ma vedete continua a tirare e Evelyn Scibiac in questa fase le sta sulla ruota.
Sì, anche perché il gruppetto dell'immediata inseguitrice non sta recuperando molto, adesso il ritardo è di 18 secondi, quindi si giocherà tutto sul filo del rasoio per quanto riguarda la vittoria di tappa. Ritengo la più veloce, sicuramente l'atleta della Alecci Pollini è nettamente più veloce, però vediamo chi è più fresca, anche se l'accordo è stato perfetto tra le due fuggitive, nessuna delle due ha fatto la furba. Continua a tirare Malgorzata Janzinska in questa fase, dorsale 83 alle Cipollini Galassia. E come tu prima già lo ricordavi, Gigi, vale la pena di sottolinearlo ancora, la classifica così corta non dà certamente per scontato, infatti è per questo che la Cipollini sta cercando di marcare tutte le posizioni, non dà per scontato nulla, e quindi bisogna stare attento perché si giocherà naturalmente non solo sul filo dei secondi ma anche su quello degli abbuoni l'eventuale vittoria conclusiva. Sì, è proprio così, perché per quanto riguarda la Janzinska è 14esima in classifica, ha un ritardo di 23 secondi della Holz, e per quanto riguarda invece la Sibiak 16esima in classifica a 24 secondi, qui è tutto da vedere, quindi sono divise da appena un secondo. È importante per la Holz guadagnare anche i 4 secondi per quanto riguarda l'abbono del terzo posto. Allora, vediamo se riusciranno ad andare fino in fondo. Davanti ancora Katarzyna, Malgorzata Janzinska, adesso arriva Evelyn Sibiak a darle il cambio, e questa è l'ennesima conferma, questa immagine di Gigi che davvero sta correndo in proprio in questo momento, e quindi non certo si preoccupa di aspettare l'eventuale rientro della maglia rosa. No, che sta facendo spalle la sua corsa, quindi scontro viso aperto anche nell'interno della Alecci Pollini. Abbiamo visto passare anche la macchina della direzione di corsa con il patron Brunello Fanini, continuano a darci dentro di buonissima lena le due atlete polacche, ancorché adesso si è un po' appesantita la pedalata della Janzinska, sta spingendo un rapporto lunghissimo, cosa che deve fare perché siamo proprio in vista dell'ultimo chilometro, non si vedono nemmeno l'inseguitrice dalla inquadratura fatta. Poc'anzi il vantaggio è sempre intorno ai 20 secondi, quindi qui veramente oggi un arrivo emozionante, perché non sappiamo ancora dire chi sarà la vincitrice del Giro della Toscana. Arrivo emozionante che si giocherà sul filo dei secondi, e come dicevi saranno importantissimi anche gli abbuoni che determineranno quasi certamente la vittoria nella generale. E allora continua Malgorzata Janzinska, davvero guardate, continua a voltarsi, ma si impegna sempre, non dà certamente l'impressione di voler aspettare il rientro del gruppetto magliarosa. Controlla la situazione anche Evelyn Sibiak con il dorsale 100, la portacolori della Vaiano Fondrieste. Adesso due siamo chilometri. Ai meno due. La corsa sta entrando nel suo momento decisivo, continuano a girarsi, a voltarsi, evidentemente sono anche un po' affaticate perché sì, adesso stanno accusando la fatica, perché direi sostenuto che il peso di questa fuga solo loro due. C'è stato un accordo perfetto, sono state le prime ad attaccare a 4 km dal Gran Premio della Montagna, l'accordo perfetto sia in salita, in discesa, in pianura, si è appesantita l'azione delle due fuggitive, ma riescono sempre a mantenere un vantaggio di 20 secondi, quindi sarà un arrivo emozionante. Arrivo emozionante davanti con il dorsale 100 Evelina Sibiak, adesso si mantiene alla sua ruota. Janzinska continuano a voltarsi alle spalle, intanto Radio Costa ci informa che dietro, naturalmente sotto l'incedere di Tatiana Guderzo e di Shelley Holz, il vantaggio si sta riducendo, adesso sono intorno ai 10-12 secondi, tra un po' se continueranno a voltarsi dietro le vedranno anche ad occhio nudo, vedete continuano a girarsi, ma ormai davvero sono in prossimità dell'ultimo chilometro, quindi Gigi credo che si andrà a disputare la vittoria finale tra queste due con uno sprint, lo ricordiamo, con la Janzinska certamente favorita perché è più veloce della sua connazionale Sibiak. Ecco, in questo momento la Janzinska sta pensando alla volata, perché non collabora più come ha collaborato fino agli ultimi due chilometri, tra l'inseguitrice la Holz, eccolo qua, l'ultimo chilometro, gli ultimi mille metri, Nieve Adoma, la Guderzo, la Pittele, la Riabacenco, la Berlato, la Trottoman, la Cecchini, Coldwell, Palatini, Brenzema, Borgado, Kulkova.
E allora, davanti sempre Evelina Shibiak, Vaiano Fondriest, adesso Malgorzata Jasinska si mantiene alla sua ruota e sta ovviamente aspettando l'occasione migliore per piazzare il suo spunto veloce. Davanti vedete va in fuorisella, la Shibiak sta cercando di guadagnare qualche metro, ma a questo punto con la velocità intorno ai 50 km/h è davvero difficile poter prevedere una fuoriuscita. Intanto la telecamera giustamente indugia sulla battistrada. Il quadro, direi che la lettura della corsa è perfetta. Luisiana Pegoraro ha imposto alla sua atleta di stare a ruota, di non collaborare più, e infatti ha smesso di collaborare a 1500 metri dall'arrivo. Adesso è freschissima, è nettamente favorita per quanto riguarda la volata. Shibiak e Jasinska, attenzione, questa è la curva che mette nel rettilineo finale ai 150 metri, vedete prendere decisamente l'iniziativa Malgorzata Jasinska, come avevamo detto è più veloce, si avvantaggia di 3 metri e va a vincere, ma alza le braccia anche Evelina Shibiak. Adesso sarà importantissimo vedere come dietro il gruppetto che insegue sarà regolato. Attenzione anche al cronometro, perché tutto si gioca sul filo dei secondi. C'è davanti la maglia rosa Shelley Holtz che riesce a precedere la Nievadoma, poi il resto del gruppo con la Guderzo in quinta posizione, la Pitel, Riabchenko ed Elena Berlato. Incredibile, ancora quattro cipollini alle cipolline nelle prime otto. E rivediamo lo sprint conclusivo, Gigi. Sì, veramente un arrivo emozionante, alla luce dai conteggi che ho fatto penso che abbia vinto la classifica finale la Holtz per un secondo. Eccola qua, giustamente soddisfatta, infatti è proprio così, addirittura un solo secondo con il gioco degli abbuoni, perché la Holtz arrivando terza ha guadagnato i 4 secondi più i 2 che aveva preso nel traguardo volante, sono 6, e sono proprio questi che le consentono di vincere il Giro di Toscana. E intanto qua vediamo Rino Motta che offre il trofeo a Patron Brunello Fanini, ricordando suo figlio Giampaolo, operatore di ripresa Rai, per tanti anni protagonista al Giro d'Italia, scomparso prematuramente poco dopo i 40 anni. Tatiana Guderzo è la leader della Lee Cipollini Galassia, che ha fatto cappotto a questa 20ª edizione del Giro di Toscana. Avete vinto 3 tappe su 3, la generale, 4 su 6 oggi, 4 su 8 nella generale, insomma, di più credo, forse il patrone potevate portarvi a casa. Ma non abbiamo deluso le aspettative, questo è certo. Siamo venute qui per cercare di portare a casa il massimo risultato. Abbiamo portato a casa quasi tutte le maglie, ci mancava quella delle giovani. Ho chiesto se potevano darmela, ma hanno detto di no, che ho appena passato la maggiore età, sono troppo vecchia. No, da parte gli scherzi. È stata una bellissima manifestazione e sicuramente abbiamo lavorato bene. E i risultati sono venuti. Dobbiamo ringraziare Brunello per questo Giro di Toscana, che ogni anno riesce a organizzarlo, perché prima di un mondiale comunque ogni atleta si studia e questa è sempre una premondiale ben fatta. Hai già introdotto la prossima domanda, hai parlato di maglie, quel pezzettino di iride che c'è sotto la tua maglietta preannuncia un momento molto particolare. Allora, ci risiamo nuovamente, tu in questo periodo di solito provi ad arrivare al massimo, come ti vedremo a Ponferrada? Ma quest'anno non è stato un anno dei migliori sicuramente, mi sono ripresa proprio gli ultimi mesi e questo è già un segnale positivo. Dovremo aspettare cosa ci dirà il tecnico Salvoldi, perché io il percorso devo ancora visionarlo, dunque non lo so, lo so per sentito dire. Sicuramente le ragazze hanno sempre dimostrato negli ultimi anni di essere una delle nazionali più forti e anche quest'anno dovremo lottare per quel gradino più grande che ci manca da un po', siamo sempre lì e sicuramente partiremo cattive e grintose per battere l'Olanda, la squadra sicuramente più forte. Brunello.